Angeli nel cielo del Cilento, festival di poesie e di arte, inizierà il prossimo 5 luglio la terza edizione itinerante di un viaggio nella poesia e nella cultura di notevole interesse, la giornata leopardiana del 6 luglio, la manifestazione itinerante nel comune è organizzata dall'associazione Il Giardino dei Ciliegi, dal comune di Ceraso in collaborazione col Parco del Cilento e Vallo di Diano e con l'associazione italiana Agricoltura Biologica. Un premio di arte, un premio di poesia che coinvolge poeti ed artisti non soltanto locali e nazionali ma anche internazionali. Abbiamo avuto gli anni scorsi poeti spagnoli, poeti portoghesi, e quest'anno si rinnoverà come l'anno scorso una larga partecipazione. Un premio itinerante che vede coinvolto l'intero territorio comunale, si partirà sabato 5 luglio qui a Ceraso per seguire ogni sera in una frazione diversa con l'esaltazione di quelle che sono tutte le attività connesse alla poesia e all'arte. Poesia, arte, ma la partecipazione dell'AEB implica anche un discorso di riferimento un poco a quella che è la, sono i prodotti tipici del territorio, del Cilento e di Ceraso in particolare. La gastronomia ormai è diventata a pieno titolo una materia in senso ampio dell'arte, della cultura, ecco, in generale. E l'AIAB, che ha sede qui a Ceraso, la sede regionale dell'AIAB è qui a Ceraso, ha voluto copartecipare all'organizzazione di questo premio, legando quindi alla poesia anche le tradizioni culturali, gastronomiche del nostro territorio, quindi la buona agricoltura ecologica e naturalista. Il 6 sera ci sarà qui a Ceraso una serata dedicata a leopardi, saranno interpreti di questo evento studiosi di leopardi, saranno presentati, saranno letti anche dei testi inediti delle poesie di leopardi, quindi una serata particolarmente importante, particolarmente intensa. E si chiuderà, come giustamente diceva, sabato 11 sera con la Notte Bianca della Cultura. E, ci sarà la premiazione finale di questa lunga maratona di poesie a seguire quindi ci saranno spettacolini di musica classica, di musica leggera, poi ci sarà il concerto di Piera Lombardi degli Statale 18 in tarda serata.